Ecco una Peugeot 107 1004 HD. Questi giorni, dopo un rifornimento, la macchina si è fermata. Quindi ho cambiato il filtro, era completamente otturato, sostituito comunque. E la macchina sta dando problemi, cioè avesse qualche iniettore tappato. Quindi ora, per dedurre quale iniettore più consumato, comunque più tappato, perché va a scatti, la diagnosi non rileva nessun iniettore guasto, lo facciamo manualmente. Abbiamo i quattro cilindri, con i quattro tubi di recupero di ogni iniettore. Quindi ho staccato i tubi di recupero del gasolio che non viene utilizzato da ciascun iniettore, 1, iniettore 2, iniettore 3, iniettore 4, e vediamo la quantità di carburante che ritorna, quindi che non viene utilizzato, e andrà a riempire la bottiglietta 1, 2, 3 e 4. Quindi ora accendiamo il motore e vediamo quanto carburante esce. Motore avviato, ora vediamo dai tubicini di recupero quanto carburante esce. Eccoli qua. Qui si vede il carburante dal recupero come sta salendo. Adesso lasciamo il motore acceso per qualche minuto e vediamo quale iniettore ha utilizzato meno carburante. Ecco, qui la mano. Qui è minima, iniettore 4. Iniettore 3, vediamo. Qui è poco e niente ugualmente. Iniettore 2. Il recupero dell'iniettore 1. Al termine attendiamo 4-5 minuti, vediamo un po' e vediamo quale iniettore ha rilasciato più in fretta carburante dal tubicino di recupero, così deduciamo quale iniettore magari va peggio rispetto all'altro. Circa abbiamo terminato, lasciato il motore acceso un quarto d'ora, 20 minuti,
ed ecco il carburante con i numeri dei rispettivi iniettori da cui sono usciti dei relativi tubicini di recupero, quindi l'1 e il 4 si equivalgono, l'1 e il 4 più o meno si equivalgono, mentre il 2 e il 3 che sono iniettori che comunque gettano meno carburante nel cilindro, quindi potremmo sostituire questi due, il 2 e il 3, l'1 e il 4 invece sono uguali, sicuramente saranno usurati, ma il 2 e il 3 sono maggiormente usurati.